La storia di Tim è un romanzo breve scritto da Francesco Orsini e autopubblicato con Amazon nel 2019. Leggendo la sinossi è chiaro fin da subito che l'autore abbia dedicato quest'opera al suo idolo, Tim Burton. E come Burton fece con Vincent Price, Francesco Orsini ha chiamato il protagonista di quest'opera con il nome del suo idolo, ovvero Tim. I personaggi che avremo occasione di conoscere in questa storia sono bizzarri. Avremo l'opportunità di conoscere streghe, spiriti, ma anche tante persone che dimostrarono una mancanza di umanità decisamente maggiore rispetto a quella di creature soprannaturali che a primo impatto potrebbero sembrare malevole. Il protagonista della storia, come già anticipato, è Tim, un bambino che del mondo e della vita sa ben poco e dopo un evento tragico oltrepasserà finalmente la soglia della sua casa per venire a conoscenza di una realtà molto spesso meschina. Durante l'incidente scatenante riusciamo probabilmente a fare la prima significativa associazione con il cinema di Tim Burton. Infatti l'evento tragico di cui parlavo prima è una scena che ricorre spesso nelle opere del cineasta californiano. Si potrebbe pensare ad esempio al finale di Frankenweenie, quando gli abitanti di un paese posseduti da una furia cieca e dal demone del pregiudizio si scagliano contro un male comune che è tale tuttavia soltanto in apparenza. Quello del pregiudizio è uno dei temi più ricorrenti nella storia di Tim. Molto spesso il protagonista della storia si troverà faccia a faccia con individui che sono circondati da pettegolezzi della gente. Tim dovrà imparare a giudicare, dovrà imparare a riconoscere dove davvero si trova il male e dove si trova invece il bene. Uno dei personaggi più affascinanti è probabilmente Sir Vincent, un vecchio solitario che si rivelerà essere d'aiuto per Tim, per il protagonista della storia. La figura di Sir Vincent potrebbe ricordare, per certi versi, il padre di Edward in Edward Mani di Forbici o il padre di Edward Bloom in Big Fish. Francesco Orsini però non si è rifatto soltanto alle opere originali di Tim Burton, perché alcuni personaggi ricordano Alice nel Paese delle Meraviglie di Lewis Carroll, hanno lo stesso tipo di senso dell'umorismo un po' grottesco, la stessa personalità eccentrica. E quando parlo di questi personaggi mi riferisco in particolar modo all'aiutante di Tim, cioè Florian, il personaggio noto come Uomo Lepre. La trama principale, in ogni caso, segue le avventure di Tim. La sua trasformazione, il momento in cui Tim dice addio all'infanzia per venire a conoscenza del mondo che lo circonda. Tim dovrà imparare quali sono le persone di cui veramente può fidarsi. Scoprirà anche che per combattere la falsità e l'ignoranza non solo necessari soltanto degli sforzi fisici, ma anche intellettuali. In altre parole, per combattere l'ignoranza e la falsità serve la cultura. Per scoprire il suo posto nel mondo dovrà anche far luce su alcune questioni che riguardano la sua famiglia. Tim inizierà a chiedersi chi sono io davvero, qual è il mio posto nel mondo, da chi provengo. Il viaggio che compie Tim è dunque un viaggio che tutti prima o poi affrontiamo nella vita, quel viaggio che inizia nel momento in cui iniziamo a chiederci chi siamo davvero. Ed è a quel punto che vengono fuori delle verità molto spesso scomode, delle verità che a volte inorridiscono. E che tuttavia se non si accettano non permettono di maturare, di andare avanti. C'è chi affronta un periodo di crisi simile rifugiandosi nelle droghe, nell'alcol o intraprendendo delle vie criminali come fanno molti personaggi nella storia di Tim, e chi al contrario ha il coraggio di affrontare una situazione simile e di incanalare questa rabbia, questo sentimento di ribellione, di voglia di scoprire, di non accettazione della realtà in alcune opere. E non è un caso che Francesco Orsini abbia scritto la storia di Tim quando aveva 14 anni. Il difetto maggiore della storia di Tim è che spesso i fatti vengono spiegati anziché essere mostrati. L'autore tende a dare un tocco moralistico a certe frasi ed è chiaro che voglia trasmettere un messaggio. Ciò nonostante, il lettore riesce a stabilire lui stesso chi sia il buono e chi sia il cattivo della storia. A volte c'è un uso eccessivo di avverbi e di aggettivi posti prima dei sostantivi che rendono la lettura un tantino pesante.
In conclusione, la storia di Tim si presenta come un romanzo che trasmette degli insegnamenti, dei grandi insegnamenti, un romanzo in cui Francesco Orsini, l'autore, è riuscito a fondere personaggi, atmosfere e l'arte di Tim Burton in generale con la sua esperienza personale. In questo, senza dubbio, è riuscito. La storia di Tim è un racconto di spettri e di streghe, un racconto dalle atmosfere cupe, ma è anche la storia di un bambino che dice addio all'infanzia per affrontare le avversità dell'esistenza. Chi conosce Tim Burton apprezzerà senz'altro questo racconto e avrà la sensazione di leggere qualcosa che ha già visto, che ha già sentito, che ha già letto da qualche altra parte. La storia di Tim è disponibile all'acquisto su Amazon.